Classi e oggetti. Anche nella programmazione di Arduino si possono realizzare delle classi e quindi utilizzare un approccio ad oggetti. La programmazione ad oggetti è un paradigma che è stato introdotto decine di anni fa per migliorare la scrittura del codice. Con questo tipo di sistema, il software va a modellizzare degli oggetti esistenti nella realtà per tradurli in codice e scrivere un codice che sia più semplice da utilizzare, più gestibile e mantenibile. Oggi proveremo a scrivere una classe molto semplice, vediamo come fare. Per creare una classe, prendiamo un nuovo sketch, aggiungiamo, come abbiamo visto e abbiamo già fatto le altre volte, un nuovo tab che chiamiamo led.h. Vogliamo creare un oggetto tipo led. Allora, prepariamo prima il modulo e dobbiamo andare a aggiungere alcune direttive, if ndef. Mettiamo un nome di comodo led underscore h, poi gli mettiamo define led underscore h, poi per concludere il modulo bisogna mettere end if, questo lo salviamo. Nello sketch invece, per utilizzare il moduletto che abbiamo creato, facciamo include led.h con le virgolette. Quindi abbiamo preparato il moduletto, questo per non avere tutto il codice dentro nello sketch principale. Allora, vogliamo creare un oggetto, cioè un'entità software che emula o rispecchia un'entità fisica. Con la programmazione di oggetti è possibile creare delle classi che sono una rappresentazione a livello di codice degli oggetti che poi vogliamo utilizzare. Abbiamo visto negli scorsi video come usare oggetti tipo gli LCD o i servo, che, se vi ricordate bene, venivano creati e stanziati di volta in volta con tutta una serie di parametri, poi avevano dei metodi per poter essere utilizzati. Quindi un oggetto software è stato ideato per rispecchiare un oggetto vero. Avrà delle proprietà, delle caratteristiche, una mela ha come colore rosso, verde, giallo, matura, acerba, e dei metodi per poter interagire con questa entità. Lo scopo è quello di creare un qualcosa, anche di complesso, di cui noi non abbiamo conoscenza, perché non vogliamo saperlo, quindi potrebbe essere stato creato da qualcun altro e noi semplicemente lo utilizziamo come facciamo per le classi servo o LCD. Immaginiamo di progettare questo oggetto, immaginiamo di metterci qua nel setup e dire led 1, lo creerò in questo modo, quindi senza nessun parametro, quindi questo crea un led generico. Qui abbiamo una distinzione tra la classe e l'oggetto. Allora, la classe è quella che andremo a scrivere qui dentro. Adesso qua potremmo già iniziare a impostarlo. Dobbiamo creare una classe, quindi class led, gli metto le graffe, e qui dentro avrò qualcosa di privato e qualcosa di pubblico. Privato non voglio che si veda, mentre pubblico sì. Privato potrebbe essere, per esempio, una variabile int che ha lo stato del LED, oppure una variabile int con il pin a cui è collegato il LED. Una classe pubblica potrebbe essere quella per andare a crearlo, quindi si chiama LED. In fondo alla classe LED c'è la graffa, mettete il punto e virgola. Sono andato a definire la classe, cioè questa è l'interfaccia, quello che dovrà esporre questo oggetto verso l'esterno. La classe è come se fosse il progetto per andare a creare l'oggetto. Sono le istruzioni che Arduino deve andare a leggere per andare a implementare l'oggetto LED. L'oggetto LED invece è un'entità separata costruita a partire da questa classe. Torniamo nel setup. A questo punto io ho definito un'operazione semplice, cioè quella di creare il LED. Il LED viene creato, gli diamo il nome LED 1. E questa seconda scrittura che ho qua è l'invocazione del costruttore, cioè il metodo principale che costruisce e realizza l'oggetto. In questo caso l'abbiamo solo dichiarato, non ancora implementato. Ci mettiamo sotto la classe LED e scriviamo così: LED seguito da due coppie di due punti, e facciamo LED con le graffe, cioè definiamo una funzione praticamente, solo che è preceduta da questa scrittura, che sta a dire quello lì è un metodo che fa parte della classe LED. Qui dentro potremmo fare qualcosa oppure niente. Iniziamo a dire che, per esempio, lo stato in partenza è low e il pin di default è numero 13. Potrei progettare il LED senza aver ancora definito i metodi. Questo è un approccio che usano spesso i programmatori. Potrei anche creare un nuovo LED 2, che vado a creare in questo modo, in cui specifico il pin.
Poi di questi due LED vado a definire dei metodi, per esempio LED 1 faccio turn on, lo accendo, oppure dico LED 1 turn off, lo spengo. Aggiungiamo una serial, serial.begin 9600, in modo da poter scrivere anche qualcosa. Potrei fare anche così, faccio string str e dico LED 1 to string. Con questo metodo creo una rappresentazione testuale del LED, cioè una stringa, una scritta che mi dice il LED è sul pin 2, 3, 4 ed è acceso. E la stampo sulla seriale. Facendo così mi sto portando avanti col lavoro, sto definendo sul campo i metodi che mi servono per questo oggetto. Non li ho ancora creati, adesso se lo compilassi avrei degli errori. Possiamo provare, vedete che diventa tutto arancione perché dice, ma io non so farlo. Un LED con un parametro passato al costruttore, oppure non sa cos'è turn on e turn off. Ok, adesso passiamo nella parte di implementazione e creiamo questi metodi. Mi serviva un metodo, un costruttore si chiama, di questo tipo. Poi aggiungo gli altri metodi che sono turn on, un altro metodo per spegnerlo. E poi abbiamo creato quel metodo toString che mi fornisce una descrizione di quello che sta facendo il LED. Ora dobbiamo andare ad implementare questi metodi. Posso copiarli, mi porto sotto e qui adesso uno per uno andrò a dire che cosa fanno. Primo, davanti gli metto sempre LED due punti e gli metto le graffe. Faccio lo stesso per questo, mettiamo LED con i due punti, mettiamo le graffe e siamo pronti per scrivere. Stesso questo, LED con i due punti. Mi manca il costruttore che copio. Ne ho uno senza parametri, ne metto uno con int n. La variabile LED sarà pari a n, in modo che posso specificare io che pin utilizzare. Adesso andiamo a scrivere gli altri. Turn on accende il LED, quindi metterà stato uguale high. Turn off lo spegne. ToString invece sarà un po' più complicato. Però string str LED. Qua dobbiamo mettergli un if stato uguale ai per essere sicuri tra le graffe. Andiamo a fare così, str si può fare in questo modo, più uguale, cioè appende alla stringa che abbiamo compilato prima lo stato del LED, quindi se è alto gli mettiamo acceso, altrimenti gli mettiamo spento. Infine restituisco la stringa. Questo è LED, non è pin. Proviamo a compilare. Possiamo caricare e vedere se la cosa funziona. Magari copiamo anche queste due righe e facciamo così, in modo che creo due LED, uno senza pin, quindi con il pin di default, l'altro specificando il pin. Poi prendo il primo LED, lo accendo, mi faccio dare lo stato, lo stampo sul monitor, quindi lo spengo, mi faccio ridare lo stato e lo scrivo sul serial monitor. Compiliamo, lo carichiamo su Arduino. E apriamo il serial monitor per vedere che effetto che fa. Ecco qua la scritta. Con queste prime istruzioni abbiamo creato la nostra prima classe. Ovviamente questo è solo un inizio per fare cose molto più complicate. Quindi le classi prevedono tutta una serie di operazioni e possibilità che vedremo piano piano. Anche per oggi è tutto. Questo è solo un assaggio di come poter scrivere e gestire una classe. Spero che vi possa dare qualche idea per i vostri sketch futuri. Se ci fossero domande, visto l'argomento delicato, lasciate un commento e come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!